Fermignano è uno dei più importanti poli industriali a livello regionale e tra le tante imprese che permettono di mantenere questo primato, il comune vanta due aziende che sono il fiore all'occhiello per la produzione, la tecnologia e il fatturato. E oggi, nel giorno della ricorrenza della patrona Santa Veneranda, due imprenditori sono stati insigniti della cittadinanza onoraria. Uno di loro, Gastone Bertozzini, dal 1968 è alla guida della TVS SPA, una industria leader a livello internazionale nella produzione di pentole. Oggi l'azienda ha un fatturato di 70 milioni di euro ed esporta circa l'85% della produzione. Sì, mi fa enormemente piacere, ringrazio il sindaco, ringrazio la comunità di Fermignano per avermi concesso questo premio. Non so se me lo merito, ma in ogni caso credo di aver dato un contributo perché Fermignano diventasse il terzo polo industriale della provincia, questo sì. Altro imprenditore che da 50 anni si dedica con passione e capacità alla guida della propria azienda è Gianfranco Bruscoli di IMAB, leader nella produzione dell'arredamento, con quasi 300 dipendenti che negli anni ha abbracciato ulteriori branche imprenditoriali, chiudendo il 2017 con un fatturato di 145 milioni di euro e con investimenti annuali per 5 milioni. Quindi oggi mi sento molto onorato, ma d'altra parte mi sento anche forse molto responsabilizzato, perché portare avanti e, diciamo, meritare questo premio significa anche proseguire nel tempo, portare avanti tutto quello che è stato fatto e quello che bisognerà fare in futuro in questo mondo che cambia così velocemente e che bisogna essere adeguati ai tempi di oggi. E dico che con orgoglio, nonostante la crisi, abbiamo continuato ad assumere e nell'esattezza, diciamo, dal 2012 ad oggi abbiamo incrementato il fatturato quasi del doppio e anche da un punto di vista personale siamo arrivati a un numero importante tra i 700-800 persone, tra dirette e indirette. Alla cerimonia che si è svolta al Museo dell'Architettura erano presenti il vicepresidente del Consiglio regionale Minardi, il presidente della provincia Tagliolini e il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi, che ha consegnato la pergamena e copia della medaglia Bramantes Asdrubaldinus di Cristoforo Foppa, fatta coniare da Papa Giulio II nel 1506 in occasione della posa della prima pietra della nuova basilica di San Pietro progettata dal Bramante. Sono le due aziende più importante del nostro territorio, senza nulla togliere chiaramente alle altre, perché Fermignano vive una realtà dove abbiamo 81 aziende, quindi di conseguenza per essere un paese da 9.000 abitanti è altamente imprenditoriale, però sono due aziende storiche, quest'anno entrambe festeggiano 50 anni nel nostro territorio, sono le due principali aziende che si fanno conoscere in tutto il mondo ed era un onore per noi dare la cittadinanza onoraria a due personaggi importanti come il cavalier Bertozzini e il presidente Bruscoli, appunto, che sono due personaggi che hanno segnato la storia della nostra città e la segneranno anche nel futuro.